Dai tempi più remoti si è introdotta nel pensiero dei popoli la credenza secondo la quale l'uomo possiede vita di per sé, cioè che egli sia immortale per natura e che la morte non sia la cessazione definitiva della vita, ma soltanto il passaggio a qualche altra forma di esistenza. Molti che si dicono esperti sono pronti a confermare questa idea. E così citano dei casi, dei fatti, dei personaggi a sostegno di questa interpretazione. Ora, si tratta di una verità oppure di una credenza senza fondamento? La mano e chi l'ha alzata non resti poi così lontano. Manca la parola, ognuno resta col suo credo, convinto al mille per mille che sia concreto. Non si è mai visto, mai per se sentito dire, se ne si parla al primo posto resta il timore quando l'ultimo granello del tuo tempo cade a terra su quel corpo che è già spento, così cupo e triste, con una veste nera mi del prossimo obiettivo, l'ultimo si spera. Te lo domandi e ti ricordi logica, dopo rigor mortis cosa si mette in pratica? Ti trovi d'improvviso su manti vellutati, tra note di arpe in mano a figure alati, ti svegli con una tunica immacolata, ad un'altezza pressa poco più che precisata, o ti rinchiudono in gironi colmi di sofferenza, fra torture e angosce muore anche la speranza, fuochi fatui sono spenti da fiamme ardenti e una seconda morte in vano attendi. Domani conoscenze e le testimonianze che bloccano coscienze.